quanto ci vuoi. Allora, questa iniziativa è stata ripresa da questa amministrazione perché era un evento, una manifestazione già fatta in precedenza, poi era stata interrotta. Siccome questa amministrazione crede molto nelle potenzialità turistiche di Orte e cerchiamo di sfruttarle in ogni modo possibile, perciò abbiamo ripreso con l'assessore al turismo Claudia Paolessi, con il dopolavoro ferroviario, abbiamo ripreso i contatti e eccoci qua, il secondo anno consecutivo, questa è la terza volta che d'accordo appunto con il dopolavoro ferroviario organizziamo questo evento e i numeri ci danno ragione perché insomma è stato un successo sia lo scorso anno e sia oggi, abbiamo visto un sacco di gente insomma arrivare da Roma, tutti contenti, tutti entusiasti, famiglie, intere famiglie con bambini piccoli e perciò vuol dire che insomma siamo sulla strada giusta. La locomotiva è una locomotiva a vapore denominata Signorina perché veniva utilizzata negli anni 30-40 per il trasporto sia merci che passeggeri e nelle curve sculettava, per questo gli è stato dato il soprannome di Signorina. Fa parte di un numero di 110 vetture ordinate dalle ferrovie nel Correggio Decreto appunto per il trasporto sia di merci che di passeggeri e da circa, tolgo il circa, ma 110 anni di anzianità. Quali sono le velocità, le prestazioni che riesce a raggiungere? Ma può raggiungere la velocità di 80 km all'ora. Adesso però col regime della sicurezza di oggi queste locomotive viaggiano non al massimo 50 km orari. E quanta è la capienza diciamo di questi mezzi? Allora, noi siamo venuti con quattro vetture che si chiamano 100 porte, terrazzini e porta complessivamente 285 posti.